a fare questo meraviglioso lavoro, avevamo un impegno sociale da portare avanti, che era quello di far conoscere la nostra regione, che era un po' dimenticata da tutti quanti. Per cui penso che siamo riusciti a farlo nella maniera più bella e con pieni voti. L'immancabile sigaretta, quello sguardo sincero di chi ne ha viste tante ma non si vanta dei traguardi raggiunti. Appese le scarpette al chiodo, si era dedicato ai giovani, la sua passione. Se n'è andato in punta di piedi 10 anni fa, il 22 febbraio del 2009. Michele Scorrano aveva 57 anni, stroncato da un arresto cardiaco. Un grande uomo, un professionista, simbolo rosso-blu, emblema di un Molise piccolo che ce la può fare con volontà, determinazione e carattere. Tramite il calcio abbiamo dato, penso, il meglio del Molise. Una squadra di non giocatori eccelsi, nel senso non di grosso nome, però che rispecchiava un po' il carattere della propria gente. Quella gente che era abituata a soffrire nella vita e noi lo dimostravamo nel campo. Quindi abbiamo raccolto molti consensi anche in questo senso. Dai campi polverosi della promozione alle soglie della Serie A, mai una parola fuori posto, un atteggiamento sbagliato, 14 anni con la fascia al braccio, 348 presenze da protagonista assoluto e nessun rimpianto. No, non ne ho nemmeno uno, anzi rifarei tutto da capo, perché quello che ho vissuto nella mia regione, cioè secondo me già giocare nella propria regione è difficile, dopo giocare da titolare per 14 anni è qualcosa secondo me d'eccezionale e io rifarei tutto da capo, anche perché il sottoscritto ha iniziato dalla promozione e ha lasciato quasi in Serie A, quindi meglio di così non potevo proprio andare. Un leader silenzioso, autorevole, perché Scorrano faceva parlare il campo, anche quando ad inizio stagione lo davano in panchina, riserva, e invece poi giocava sempre lui. Un antidivo che resterà per sempre nei cuori dei molisani. Io per 6-7 anni non ho lasciato nessuna intervista, proprio per il motivo che dicevo prima, che mi avevano tolto un qualcosa a livello anche di stampa locale, non voglio nasconderlo, insomma. Non riuscivo a capire perché dovevo partire tredicesimo, sinceramente. Allora io mi chiudevo in me stesso, non creavo problemi a nessuno, sapevo delle mie possibilità, della mia forza, andavo avanti per la mia strada, mettevo i paraocchi e dicevo, tanto giocherò io. E naturalmente ci riuscivo.